secondo elemento del paesaggio urbano è la Vespa. Bellissimi lineamenti dello scooter li hanno fatto diventare un simbolo italiano. Difficile immaginare le grandi città senza questo mezzo di spostamento in centro. Oggi proviamo insieme a dipingere una Vespa. Intanto prepariamo foglio da disegno e un paio di matite abbastanza morbide. E prima cosa che dobbiamo decidere, valutare le proporzioni di nostra Vespa. Come punto di riferimento prendiamo la misura di una ruota e guardiamo quante volte la misura di una ruota ci sta su altezza e su lunghezza della nostra Vespa. Ora misuriamo. 1, 2, 2,5 in altezza e 1, 2, 3 e una piccola coda dietro. Quindi mettiamo la Vespa, posizioniamo leggermente inclinata, quindi questa sarà la linea di piede di Vespa, la misura di una ruota circa così. Ricordate che la Vespa posizionata messa in prospettiva avrà le ruote, cerchi delle ruote trasformati negli ovali, quindi a posto di cerchio noi vediamo qua ovali, perché la Vespa ha questa posizione inclinata. E guardiamo quante volte, allora 1, 2,5, quindi questa sarà altezza, 1, 2, 3 e qualcosa, e questa sarà lunghezza della nostra Vespa. Quindi prima abbiamo valutato le proporzioni rispetto del nostro foglio, quanto grande sarà la immagine, e adesso proviamo a disegnare ovale della ruota. Come vi ricordate, cerchio si può facilmente disegnare dentro un quadrato, ma quadrato in prospettiva noi vediamo come un rombo. Quindi disegniamo rombo, troviamo centro, guardiamo che centri delle ruote saranno allineati, e proviamo a disegnare. Come vi ricordate, cerchiamo di fare questo movimento senza staccare la mano dal foglio. Un ovale, dopo interno della ruota. Spessore, dopo guardiamo questa linea di dove dopo troviamo la posizione di manubrio, quindi possiamo anche questa chiamare poggio manubrio. Abbiamo davanti anche parafango, possiamo rappresentare questa parte come un prisma triangolare. Troviamo il centro della ruota anteriore e vediamo davanti questa prisma. Dopo la parte la, questa sagomata,
gradino di poggia, poggia piedi, la ruota posteriore, che seconda ruota va in ristringimento, quindi sarà leggermente più piccolo rispetto di prima che abbiamo disegnato. Guardiamo dove arriva altezza di sella. Altezza di sella, guardiamo sulla foto referente, arriva ad altezza più giù del manubrio. E riportiamo questa nostra osservazione sul disegno. Quindi, dopo la parte dove si poggia la sella, questa forma più graziosa alla parte davanti, vediamo questi lineamenti, così queste sagome dolce, parafango davanti, anche questo vediamo addolcire. Abbiamo un piccolo fanale, manubrio con faro, più corta, noi vediamo che è corta questa parte di manubrio. Dopo ricordate che di qua abbiamo la ruota di scorta. La sela abbiamo messo altezza, quindi cerchiamo di non uscire fuori di queste misure che abbiamo segnato. Leggermente solo questa parte dietro viene più alzata. E poi secondo parafango, che è una parte sporgente, lo spessore, e come vedete la forma ripete la forma di ruota, la copre quasi a metà. Interno della ruota, faretto dello stop dietro, e adesso possiamo leggermente ripulire il nostro disegno con gomma pane. Mettiamo anche il cavalletto.
inventata da Vespa. Eccola qua, la nostra Vespa è pronta e adesso potete prendere i colori e dargli un bel colore acceso, rosso, oppure quale vi piace di più. E così abbiamo provato di disegnare l'altro elemento del paesaggio urbano. Grazie e ci vediamo presto!